Stop. Border Control, Roma Fiumicino. Passport, please. Tommaso, ma sto ragazzino con chi sta? Io ho notato che c'era un bambino che viaggiava solo. Passava da solo? No, c'è la mamma. La confusione degli agenti nel non vedere la presenza della madre del bambino è dovuta al comportamento evasivo della passeggera. È come se avesse cercato di passare inosservata per evitare i controlli. Avez-vous un autre document, le passeport? C'est ma ça. Où allez-vous? Paris. Vous allez à Paris? Avez-vous les billets, s'il vous plaît? Montrez-moi les billets. Les billets pour aller à Paris. S'il vous plaît, la masse. Secondo i passaporti, la passeggera e il figlio risultano originari del Congo, ma non è certo che sia vero. Le foto delle persone sulla carta erano completamente differenti dalle persone che noi avevamo davanti. Où est le billet de l'avion? Sur le téléphone? Et où est le billet? Le billet de vol. Les billets, les billets. Les documents de Athènes, Rome. Ticket. Il y en a pas. Queste sono da portare dentro. La soluzione è proseguire con le indagini negli uffici dell'unità investigativa di frontiera. So in your, for me is this is not the same person. Avez-vous des autres bagages? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. What's your nationality? Guinea? Guinea-Conakry? No. Comment t'appelles-tu? Tu parles français? Non. Ci abbiamo questi due, madre e figlio. Sono documenti, sono buoni, ma loro no. Praticamente sono sostituzioni di persone. Lei non collabora molto. Ha detto che è del Congo, però mo vediamo se gli trovo qualche altra cosa addosso. Il collega portoghese ha avuto l'intuizione di chiederle qualche informazione in lingua portoghese. Io spero in Francia da autocarro, isso? E quem é que tinhas em França à tua espera? Quem é que está lá em França para te ajudar? A tua irmã? Ela vive em França? Aonde é que ela vive? Em Paris? Ele é teu filho? É teu filho? É? Quantos anos tem ele? Sete. Sete anos. Nasceu em que ano? 2014. Really? Yeah. Why? If she's Congolese, she can understand you. Qual é a tua nacionalidade? Congo? Congo? E Congo? Così? Congo? Una cittadina congolese che non capisce la propria lingua, il francese, ma che ha una perfetta padronanza del portoghese. È un vero enigma. Comunque, la spiegazione non tarda ad arrivare. Inserendo le sue impronte digitali nella banca dati dei 26 paesi che hanno firmato l'accordo Schengen, gli agenti scoprono quale sia la sua vera nazionalità. Ma che nazionalità è? Angola, ecco perché. She's from Angola, that's why she understands Portuguese. Attraverso le impronte digitali noi possiamo controllare se questa persona ha fatto una richiesta di visto in un paese europeo. E c'è il risultato che lei nel 2018 ha chiesto un visto in Portogallo, ma questo visto le è stato rifiutato in quanto lei non aveva le condizioni per fare l'ingresso in quel paese. E lei è mesmo teu filho? Perché noi precisamos ter a certeza. È mesmo teu filho, certeza absoluta. Que, onde é que ele nasceu? Onde é que ele nasceu? Sim? Na Angola. Em Angola, mas em que sítio? La passeggera risulta essere angolana,
dovrà ora sottoporsi alla procedura di fotosegnalamento. Andiamo. Le sue foto e impronte digitali saranno inserite nel registro dei reati di immigrazione dell'unità investigativa di frontiera. Il viaggio della passeggera e del figlio è giunto al termine e ora non resta che attendere la conclusione del caso.